みなさんこんにちは、シルビアです。過去のレッスンで接続法現在と接続法半角は説明してたので、今回は接続法過去について勉強していきます。ただ接続法現在と半角詳しく学びたいなら、説明欄に動画のリンクを書いときますね。接続法過去に関しては簡単なので心配しないでください。さあ始めましょう。 Come si forma il congiuntivo passato? Si forma utilizzando il presente congiuntivo dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Quindi per prima cosa vediamo il passato congiuntivo dei due verbi ausiliari. Verbo essere: che io sia stato, che io sia stata, che tu sia stato, stata, che lui sia stato, che lei sia stata, che noi siamo stati, oppure che noi siamo state, che voi siate stati, oppure che voi siate state, che loro siano stati, che loro siano state. Vediamo ora il passato congiuntivo del verbo avere: che io abbia avuto, che tu abbia avuto, che lui, lei abbia avuto, che noi abbiamo avuto, che voi abbiate avuto, che loro abbiano avuto. Ricordatevi che quando usate l'ausiliare essere dovete accordare il participio passato al genere e al numero del soggetto. Vediamo ora altri verbi. Dormire. Dormire. Che io abbia dormito. Che tu abbia dormito. Che lui, lei abbia dormito. Che noi abbiamo dormito. Che voi abbiate dormito, che loro abbiano dormito. Uscire. Uscire. Che io sia uscito, uscita, che tu sia uscito, uscita, che lui sia uscito, che lei sia uscita, che noi siamo usciti, uscite, che voi siate usciti, uscite, che loro siano usciti, uscite. Parlare. Che io abbia parlato, che tu abbia parlato, che lui, lei abbia parlato, che noi abbiamo parlato, che voi abbiate parlato, che loro abbiano parlato. Il congiuntivo passato si usa per esprimere un'azione passata che è accaduta prima di un'azione descritta dal verbo presente nella frase principale. Per esempio, penso che Isabella abbia letto questo libro. Penso che Isabella abbia letto questo libro. Penso che Isabella abbia letto questo libro. Leggere: che lei abbia letto. Credo che mia nonna sia uscita di casa. Credo che mia nonna sia uscita di casa. Credo che mia nonna sia uscita di casa. Uscire: che lei sia uscita. Immagino che i miei genitori ti abbiano preso un regalo. Immagino che i miei genitori ti abbiano preso un regalo. Oppure ti abbiano comprato un regalo. Prendere: abbiano preso. Che loro abbiano preso. Comprare: che loro abbiano
comprato, per te, ti abbiano preso, ti abbiano comprato. Laura pensa che tu abbia mangiato troppo ieri sera. Laura pensa che tu abbia mangiato troppo ieri sera. Che tu abbia mangiato. Mangiare. Che tu abbia mangiato. Spero che tu abbia dormito bene. Spero che tu abbia dormito bene. Spero che tu abbia dormito bene. Ho paura che Sofia non sia arrivata al colloquio di lavoro in tempo. Ho paura che Sofia non sia arrivata al colloquio di lavoro in tempo. Arrivare, che lei sia arrivata. In questo caso, che lei non sia arrivata. Non sono sicura che sia stata una buona idea. Non sono sicura che sia stata una buona idea. Essere, sia stata. Che sia stata. Penso che lui abbia cantato davvero bene. Penso che lui abbia cantato davvero bene. Cantare, che lui abbia cantato. Dewa minasan korede owarimasu. このビデオが役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してください。質問があったらコメント欄に書いてください。じゃあ、またね。Ciao a tutti, alla prossima!